Allora, Sandro, Ti va di parlarmi dei tuoi reati? Come mai sei stato in carcere? ecco qui mi hanno arrestato. Manco i cani sanno quello che cazzo combinavo. Come sta tua moglie adesso? Sono 40 anni che stiamo insieme, 30 anni di carcere e ora che la smetti perché non ti reggo più, non ti sopporto più e ti lascio, basta, Non lo puoi fare. basta. Si può? No, Madonna mia, che belle! Oh, guarda come sono diventate grandi! Un cuore, non mi dirà che nonno è vecchio, lo fa cascare! Bimba a 10 anni gioca ancora a nascondino. Non gioca a nascondino, gioca alla prigione. Andiamo, tesoro. Ho finito 40 minuti prima. Mi hanno detto no, devi rimanere uguale. Ma rimanere a fa cosa? Io ci sto per detenere. Tutta 5-7 tu l'ho mandato a fanculo. Ho perso il lavoro, mi hanno licenziato. Allora, quanto c'è di permesso? 3 giorni ogni 45, domani già dovrò entrare. Perché nonno ancora non è guarito bene, non può uscire tutto il giorno. Ma pensa nel cuore che sei all'ospedale? L'ospedale dei matti. Guarda questa che occhio, belli, eh. Però quelli di mia figlia sono più belli. La domenica, quando passiamo quei 2 ore insieme, è bellissimo. Sono 2 ore bellissime. Io vorrei sapere che pensa, che c'ha dentro qua la testa. Cioè, che idea si è fatta dentro sto? Arrieccoci, ci siamo arrivati. Mi farai pagare prima o poi. Non ti preoccupare, che tanto prima o poi paghiamo tutti. Non so che cosa fare con Sara. Non riesco ad abbracciarla, a toccarla. A volte non riesco nemmeno a guardarla. Già così grande. E questa sono io. Sì, questa sei te. Mamma, papà, zio. Questo è nonno. È cambiato tutto. Nonno! È che la Stefania con il ragazzino. Io non ho potuto fare niente. Che c'ha paura di tutto? Allora se facciamo una corsetta da Roma c'è nessuno stanotte. Oh! Ma dove devi piare? Ma chiudono! Ma aspetto qua, sotto a cavarca via, non so, sulla tangenziale, che cazzo ne so, non so! Porca puttana! Pronto!